GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni. Like no other. Flawless, absolutely flawless. Tutto come da copione, tranne che per il maltempo poco gradito, domenica 24 marzo alla pista azzurra di Jesolo Lido, dove è andata in scena la seconda prova del monomarca Champion Kart, della Parolin Racing Kart. Le attese sono state tutte confermate, un buon numero di piloti al via, in aumento rispetto alla prova di apertura, gare molto combattute, spettacolo in pista, confronti serrati ma corretti e, la vigilia, nuova lezione per i partecipanti al Champion Kart Talent Program, iniziativa dedicata ai ragazzi che gareggiano, per insegnare loro come vivere nel motorsport, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche comportamentale. Quanto alle gare, la sorpresa di giornata, se ancora di sorpresa è giusto parlare, è arrivata dall'ex Unione Sovietica. Un russo ed un lituano si sono aggiudicati rispettivamente le categorie Six Speed e Academy. Amici di GoKart TV, ora, prima di andarci a gustare le bellissime e bagnate sfide di questa seconda prova di campionato, sentiamo gli animi che si respiravano nel paddock. Prima di andarci a gustare le gare, amici di GoKart TV, oggi, visto le condizioni avverse climatiche, siamo con Ermanno Feltrin perché vogliamo parlare di tecnica, ossia cosa bisogna fare sui go-kart quando piove. Allora, le cose fondamentali sono due. Bisogna allargare la carreggiata anteriore e stringere la posteriore, evitando di rientrare sulla linea tra il paraurti e la pancia. La gomma deve sempre rimanere fuori per un discorso di sicurezza. Questa è la prima cosa. La seconda è naturalmente mettere le gomme rein, lavorare sulle pressioni, perché a seconda di quanta acqua c'è in pista la pressione deve essere aumentata o diminuita. Ce lo vuole dire la pressione? No, questo è un segreto, non si può dire. E naturalmente poi si lavora anche sulle altezze del telaio. Dunque, l'altezza da terra del telaio sia nell'anteriore che nel posteriore, poi a seconda della guida del pilota, c'è chi lo vuole un po' più aggressivo nell'anteriore e un po' più con trazione nel posteriore, e si cerca di mediare un po' la cosa. La scorsa gara a Precenico è arrivato terzo, oggi cosa ti aspetti? Speriamo di arrivare sempre fra i primi tre e speriamo primo. Guardate come si deve vestire un meccanico quando piove. Sennò ti bagni, eh. Ma la prende tutta un meccanico la pioggia? È abbastanza quando sei... Quindi stivali di gomma, esatto. Mantella da Batman, da grande puffo. Esatto, esatto. E poi c'è gente che si fa davvero il mazzo, cioè quello che pensa allo scarponcino di gomma, e c'è chi poi le mani le fa andare davvero. Bravo. Lui non fa un cazzo. Comunque si fa molta più fatica a lavorare quando c'è la pioggia. Sì, è un casino, devi cambiare tutto, è abbastanza complicato. I kart vanno asciugati dopo che si bagnano, giusto? Giusto, sennò poi quando l'acqua rimane sopra è brutto sia esteticamente e poi si rovina il telaio. Il monomarca Champion Kart non sono solo belle gare e tutto il resto, ma c'è anche chi con una cucina stupenda fa da mangiare bene. Certo, bisogna. Per il nostro... Allora, cosa ci hai preparato oggi di buono? Allora, oggi ci sono le lasagne. Apriamo. Ci sono lasagne alla carne, al radicchio, agli asparagi e prosciutto e alla carne, un altro, perché i ragazzi piace molto la carne. Formaggio. Abbiamo prosciutto, poi c'è il pane. E poi le torte, che quelle non mancano mai. Ecco, ma questa cucina te la invidiano tutte le donne da casa in questo momento? Ma sì, no, è ben attrezzata, c'è tutto, no? c'è perfino la friggitrice nel momento in cui vogliamo fare anche le patate fritte. Ah, io amici di GoKart TV, nella Champion Kart amici anche sardi. Sì, è già il secondo anno che partecipiamo a questo campionato, è divertente, ci troviamo bene. Abbastanza, definiamolo easy per noi, anche se ovviamente il problema della trasferta è
ogni settimana importante. Ecco, com'è che fate? Ma quest'anno, grazie all'aiuto di Parolina, abbiamo costruito praticamente una nuova struttura con un nuovo furgone, un nuovo tutto, e la appoggiamo lì alla sua sede di Vicenza. Vicenza. E viaggiamo con l'aereo Ryanair, organizziamo le trasferte con un po' di settimane di anticipo e insomma i costi iniziano ad essere accessibili. Salutaci in sardo. No, preferisco di no, se no poi faccio la fine di Cristian Cocco anch'io. No? Cristian Cocco, come fa il tuo rumore sull'asciutto? Sul bagnato? È cambiato completamente, vedete, basta un po' di pioggia che qua cambia tutto. Sì. Vi voglio far vedere come si rilassano i piccolissimi piloti dopo il turno di qualifica. Siamo all'interno del bilico della Felici Racing con Giacomo. Sta mangiando con Bisotto. Tu? Andretta. Tu? Nicola. Allora, cosa fate quando finisce un turno di qualifica? Ci divertiamo. Ecco, cosa che stai mangiando? Cioccolatino. Buono? Sì. Ti scalda con questa giornata? No. Non basta. E quindi cosa fate? Tu cosa fai quando finisci il turno di qualifica? Gioco. Con i tuoi compagni, quindi vi divertite, vero? Sì. La fionda con le scarpe. Cosa che fai? La fionda con le scarpe. La fionda con le scarpe com'è? Prendiamo un elastico, ci mettiamo la scarpa e la facciamo volare via. Belli, bravi. Fateci tutti insieme un gran saluto. Ciao! La Champion Kart è anche questa. Un minuto, 16 secondi e 107 millesimi, sei numeri che riassumono in breve il dominio di Leonardo Bizzotto, la cui prestazione è nettamente la migliore rispetto a quella di tutti gli altri. In gara 1 il monologo di Leonardo Bizzotto continua. Dopo Precenicco, il giovanissimo pilota del Felici Racing Team vince anche a Jesolo. La sfortuna si accanisce invece su Pierpaolo Vettori, terzo fino a metà gara, ma fuori dai giochi dopo poco per un'uscita di pista. Categoria Rocky, gara 2. Tutto pronto per la partenza in gara 1, straordinaria prestazione di Leonardo Bizzotto al top, sfortunato in quell'occasione Pierpaolo Vettori, terzo fino a metà gara ma poi fuori dai giochi per un'uscita. Si riparte con Leonardo Bizzotto nuovamente davanti, i primi tre sono tutti portacolori della Felici Racing che dunque sta puntando moltissimo sui giovani e per il momento nella categoria Rocky i risultati gli stanno dando ragione. Dominio Felici Racing Team con ben tre atleti sul podio in gara 2. Davanti a tutti l'inarrestabile Bizzotto. Alle sue spalle, anche se distaccato, piace comunque la costanza e la caparbietà di Gondolini. Per il terzo posto è Bagar con Sava che sul finale riesce a prendere il largo e ad imporsi per il bronzo davanti a Geroni. Questa la classifica ufficiale della finale Rocky, Jesolo. Vince e soprattutto convince Leonardo Bizzotto. Seconda posizione a ben 12 secondi di distacco Giacomo Gondolini. Terza piazza per Nicola Sava. Poi Mattia Geron, Mattia Ingolfo, Pierpaolo Vettori, Nicolò Cuman e Riccardo Caraccio. Qual è il segreto? Agilità, credo. Ecco, e il kart, quant'è che ci stai dietro, magari anche con i tuoi tecnici, con la tua famiglia, insomma, ti piace anche a te seguire, insomma, tutte le varie sì, preparazioni? Sì, andava bene, poi avevo anche un po' di esperienza dall'anno scorso e sono andato bene. Leonardo, mi sembra sia stato imprendibile, hai avuto paura di non riuscire a chiudere il secondo posto oggi? No. Eri? Sono tranquillo. Tranquillo. Tu sei riuscito ad approfittare di un testa coda di uno dei tuoi avversari proprio a due giri dall'arrivo, se no saresti stato quarto. Ecco, è stato difficile oggi con la pioggia, tu come vai meglio con l'asciutto? Insomma, raccontaci un attimo la tua gara. Sì, non è stata tanto facile, però io vado meglio con l'asciutto.
Nelle prove cronometrate della Mini Academy è Fabio Daminato del Nico Motorsport ad aggiudicarsi la pole position, 1 minuto 13 secondi e 15 millesimi il suo tempo, irraggiungibile per tutti. E invece Giovanni Zarpellon del Rally Team a mettere la freccia e vincere gara 1, grazie ad una prova ad elevata concentrazione. Solo all'ultimo giro, dopo un test a test entusiasmante, il bassanese supera Daminato, che fino a poco prima se l'era date di santa ragione con Buano. Al traguardo Daminato esulta mentre recrimina Michael Rosina del Nico Motorsport, secondo in prova ma fuori dai giochi dopo pochi secondi per un'uscita di strada. Finirà così undicesimo. Direttamente dalle retrovie conclude in quarta posizione l'ottimo Nicolò Genisi del The Bull Racing davanti a Luigi Zarpellon. Partiti dunque, stavolta la partenza è convalidata subito in due sull'erba e sono due tra i protagonisti annunciati di questa sfida, un po' troppo di vigore lì davanti e allora ne può approfittare con il numero 99 Giovanni Zarpellon che si tiene in prima posizione davanti a Nicolò Genisi. Se l'appetito viene mangiando, la voglia di vincere viene vincendo. La Zarpellon Family mette le mani sul podio anche in gara 2, con Giovanni che domina da subito e prende il largo. Meno agevole invece la seconda posizione conquistata da Luigi Zarpellon, costretto a recuperare. Il suo tentativo però è d'applausi. Buona, alla luce di quanto accaduto in gara 1, anche la prova di Rosina, che finisce in terza posizione, che in gara 1 aveva salutato tutti con largo anticipo uscendo di pista. Stavolta invece non ha sbagliato. Ancora quarto il trevigiano Genisi, abile a non lasciarsi intimorire dagli attacchi di un velocissimo Vanzetto, che giunge così quinto. Questa è la classifica ufficiale della Mini Academy, seconda prova Jesolo. Vince il bravo Giovanni Zarpellon con 11 secondi sul fratello gemello Luigi. Terzo è Michael Rosina, poi Nicolò Genisi, Luca Vanzetto, Alessandro Grandi, Edoardo Andretta, Riccardo Tonali, Alessia Chiarello e Alberto Bernardi, che chiude così la top 10. Oggi invece raccontaci un attimo la tua gara. Allora, in gara 1 sono partito terzo quinto sugli ultimi giri avevo davanti due piloti perché ero terzo e l'ultimo giro ce l'ho fatta a superarli. Sono arrivato primo. Invece gara 2 sono partito primo e in partenza è andata bene, ho dato un bel distacco e dopo l'ho tenuto per tutta la gara. Gara 2 sono partito settimo e all'inizio ero subito davanti, ho lottato con Luca Vazzetto e Michele e sono arrivato secondo. Gara 2 sono partito, la prima curva ero già nei primi 8, poi sono riuscito a superarli uno mano a mano e sono arrivato terzo. Sono arrivato prima! Vengo anch'io a correre per Top 4 Racing. È uno spettacolo! Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo.
In piccola palazzina di sole 6 unità abitative, circondata dalle verdi colline della Val Cavallina e a pochi minuti dal Lago Dendine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano, con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture: cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza L'Oleandro fanno da sfondo alla vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro. iIn, leader per tablet, PC, iPhone, televisioni HD ed elettrodomestici. Grazie alla continua evoluzione ed ampliamento della gamma, con il miglior rapporto qualità-prezzo. iIn, prodotti altamente performanti, con prezzi accessibili per soddisfare ogni esigenza. iIn, in collaborazione con i più importanti siti a livello mondiale, controlla tutte le fasi di realizzazione e produzione dei prodotti. iIn, prodotti all'avanguardia, anche nel design. iIn, nato per sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati. International Champion Kart nella categoria Academy col Vika Itis dell'Art Kart, che ingaggia un bel duello con Gorobeschi e Cenedese. Sul finire dei 10 minuti di prove di qualifica è proprio Vika Itis in 1 minuto 10 secondi e 787 millesimi a strappare la pole position a Cenedese. Sin dai primi giri di gara 1 sembra essere lo stesso Vika Itis il principale indiziato alla vittoria finale, ma nessuno fa i conti col suo compagno di team Stanevičius, la cui rimonta è da applausi. Ad ogni giro riesce a rosicchiare decimi fondamentali che gli permettono di balzare in testa grazie a giri veloci a ripetizione. Partiti dunque con subito bagarre alla prima curva, sono diversi, 4 i piloti costretti a mettere le ruote sull'erba, vedremo con quali conseguenze in occasione dei prossimi giri, sono 16 in tutto da affrontare, lì davanti lotta tra il numero 7 Andrea Armellini e il numero 131 Lucas Stanevičius. Vedi gara 2 e dici Stanevičius, e lui a volare davanti a tutti e a non mollare più la prima posizione. E lui, in conferenza stampa, a dichiarare «Yes, I want to win Champion Cup Trophy». Niente mezzi termini, Stanevičius è lanciato. Per fermarlo, Armellin, Dolfo e gli altri dovranno fare qualcosa di più. E a proposito di Armellin, bravissimo il pilota del Felici Racing Team a tenere il secondo posto, nonostante alle sue spalle girassero, a meno di un secondo, Vika Itis, Dolfo e Galapoulos. Lo spagnolo Gachot della DM Competition, vittima di un weekend saturo di inconvenienti, si toglie la soddisfazione del giro più veloce. Prima di andarci a gustare gli highlights più significativi di questa bella categoria Academy, andiamo a leggervi la classifica ufficiale. Vince come detto Lucas Stanevičius, seconda posizione per Andrea Armellin, terza piazza per Karolis Vika Itis, quarta posizione in volata per Edoardo Tolfo. Poi a seguire troviamo Galanopoulos, Luca Pili, Luca Grobeschi, Steven Bevilacqua, Jacopo Gheno, Marco Cenedese, Marco Pili e Luis Gaiò. First position winner Lucas Stanevičius, great race today for you after an important challenge with Vika Itis and Armellin. Which is the reason or the secret in your opinion of this important first position today? First position today, it was very good because I very great start, and this race was not very hard, but drivers was very good.
Le categorie FIM Open e Super Academy sono state accorpate. Tutto sembra sorridere nella FIM Open a Chiara Poletto del The Bull Racing, che ferma il cronometro sul minuto 8 secondi 893 millesimi in qualifica. In pista si scatena la bagarre, gli assetti migliorano con Castellan del Valentino Racing e Pitton che provano ad avvicinarsi alla leader provvisoria. Proprio all'ultimo giro è Pitton con un'unghiata a fermare il tempo sul minuto 8 secondi e 282 millesimi e a conquistare così la pole position. Alex Riva del Felici Racing e Paola Pilotto dell'NGM non si risparmiano e danno vita ad una gara 1 ad altissima intensità emotiva, vinta poi dal pilota trevigiano. È tutto pronto per la partenza, si parte dunque con Alex Riva e Paola Pilotto e subito Alex Riva fuori che viene toccato anche da altri due piloti. Davvero sfortunata la partenza da parte di Alex Riva, si ferma Luca Bortoletti, partenza davvero a sorpresa con il leader di gara 1 costretto ora agli straordinari. Il distacco non è elevatissimo, sono ancora tutti compatti, ma lì davanti Paola Pilotto può mettere il turbo per cercare di fare il vuoto alle sue spalle. Proprio quando tutti si aspettano un Alex Riva in testa, la pista bagnata di Jesolo lo tradisce dopo pochi metri della partenza. Kart sull'erba e gara compromessa sin da subito. Ad approfittarne è Paola Pilotto, che trova praterie da conquistare davanti a sé. E lei, sul traguardo, ad esultare. E lei, la più abile a mettere in fila tutti gli uomini. Grande gara anche per Eddie Manprin della scuderia Bassano, secondo, che precede sul podio il buon Palamenghi della Dexters Italia. Questa è la classifica per quanto riguarda la categoria FIM Open. Vince Paola Pilotto davanti a Eddie Manprin e Manuel Palamenghi. Quarta posizione per Alex Riva, poi Paolo Castellan. A seguire troviamo Federico Vecchio al debutto e a seguire Armando Iannaccone. Che effetto ti fa mettere in riga 18 maschietti? Beh, è una gran soddisfazione, anche perché c'era un'altra concorrente, la Chiara Poletto. Lei è stata sfortunata, però sono molto soddisfatta. Per Ala, stesso obiettivo? Beh, spero proprio di sì. Come detto, la Super Academy è raccorpata alla categoria FIM Open. Battaglia serrata e senza esclusione di colpi in qualifica. Lo sloveno Kuden dell'Atom Racing ci prova in più di un'occasione, ma è Peruzzi della DBM che prima lo avvicina e poi lo supera mettendo a segno il minuto 9 secondi 509 millesimi che gli vale la pole position. Gara 1 è stata però vinta da Kuden dopo il predominio per gran parte della gara del vicentino Giovanni Costenaro della scuderia Bassano Karting. Marco Tormen invece prende la sua rivincita in gara 2. È il pilota dell'Agordino Team a vincere dopo un esaltante duello con Kuden e Berto dell'Agorest. Questa è la classifica per quanto riguarda la Super Academy. Vince ancora una volta dopo Preccenicco Marco Tormen. Seconda posizione per Matez Kuden, a seguire Filippo Berto. Quarta posizione per Daniele Peruzzi. Poi nell'ordine Giovanni Costenaro e Nicolò Zin. Andiamo avanti per questa strada, puntiamo sempre alla vittoria, come penso tutti i piloti, e vediamo cosa succede. Devi spedire della merce e non ne puoi più per le estenuanti trattative? Semplice, trova trasporti.it, il servizio gratuito che ti permette di visualizzare centinaia di preventivi in tempo reale. Con un click visualizzi, valuti e confermi. E per dettagli e pagamenti verrai direttamente contattato dal vettore che hai scelto. Spedisci dalla semplice busta all'intero bilico di merce in tutta comodità e sicurezza. Allora, dove è finita la merce che dovevi spedire, eh? Capo, tranquillo, merce spedita e già consegnata, grazie a trovatrasporti.it. Per le tue spedizioni risparmia tempo e denaro con trovatrasporti.it. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese.
www.mecomer.it. Ma mi assomigli, eh? Ma come mi assomigli? Ma sono io, sono Oriano, il capomeccanico della Formula 1. Ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoCar TV, una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24, qualche roba, tematica, sui go-kart. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Adesso te lo spiego. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Voi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! I left alone. My mind was blank. I needed time to think to get the memories from my mind. Nella categoria senior, in qualifica, dominio assoluto per Massimo Fedrigo, la cui prima posizione in 1 minuto 9 secondi e 462 millesimi non viene mai intaccata. Il suo sesto giro è da manuale. Emozioni da subito in gara 1 con Pagliai, uno dei favoriti, che esce alla prima curva lasciando strada libera agli altri. Fedrigo e Lucchese duellano così in un'esaltata altalena di emozioni. Proprio Lucchese, dopo una rimonta storica, riesce a superare Fedrigo a due giri dalla fine. Sembra fatta, ma la troppa tensione gioca un brutto scherzo proprio a Lucchese, che nel tentativo di staccare l'avversario sbaglia ed esce. Fedrigo ringrazia e mette le mani su gara 1. Si parte dunque per questi primi 16 giri e subito un'uscita di pista di Danilo Lucchese. Colpo di scena dunque in testa al gruppo con Danilo Lucchese, che per il momento si autoesclude con una buona dose di sfortuna. Pista sempre più bagnata in gara 2 e a farne le spese Lucchese, che alla prima curva sbaglia la traiettoria e finisce sull'erba. Ad approfittarne è Luca Pizzolato del Felici Racing, che porta a casa una vittoria pulita e senza sbavature. Alle sue spalle Mosca dell'Arrow e Celotte della Scuderia Bassano. Rabbia invece dalle parti di Fedrigo, ai piani alti della classifica se non fosse per la penalizzazione di 10 secondi che lo relega in quinta posizione. Questa la classifica ufficiale della categoria senior, seconda prova Jesolo. Vince Luca Pizzolato con 3 secondi e 93 millesimi su Filippo Mosca. Terza piazza e gradino più basso del podio per Benedetto Celotto. Quarta posizione per Luca Pagliai, poi Massimo Fedrigo, che come detto è stato retrocesso di 10 secondi, Igor Schifano, Danilo Lucchese, Flavio Zabini, Andrea Pagliai, Alessio Gambarotto, Massimo Lobue, Tommy Cherubini, Maurizio Giacobbe e Paolo Marconato. Diciamo che è andato un po' male sulle qualifiche, però siamo riusciti un poco, grazie al team meccanico, tutto quanto, a andare un po' avanti, diciamo, come tempi. E, diciamo che la gara è stata vinta un po' in prefinale, perché da ottavo arrivare terzo, insomma, più in questi sorpassi mi ha molto aiutato, altrimenti non sarei riuscito mai a stare attaccato ai primi. Yeah. Yo, Ted Smooth, it look like it's gonna be another one of them hot summers. Yeah, bust a bust down. Here we go. Flip mode. Nella categoria regina di giornata, ossia quella col cambio denominata Six Speed, continuo botte e risposta tra i protagonisti in qualifica. Matteo Salvetti del team Driver inizia bene con il giro veloce al primo tentativo. Paolo Castagnetti dell'Iper K e Simone Favaro duellano per buona parte della sessione, ma è sul finale che Giuseppe Gallo della DBM alza la cresta e conquista la pole. Simone Favaro festeggia in gara 1, nonostante uno straordinario Seva Gadget del Nevaring, la cui gara in rimonta strappa applausi a non finire.
ed è proprio Gagen ad insidiare Favaro fino a quando, a due giri dalla fine, è lui stesso ad andare lungo dopo un sorpasso tentato, costringendo se stesso ad accontentarsi dell'argento. Si accendono le luci rosse al via, si parte con l'ottimo spunto di Simone Favaro, ma attenzione anche all'interno con Edigaburri, mentre Seba Gagen riesce a rimanere in seconda posizione dietro contatto tra due piloti. Lì davanti Simone Favaro riesce in qualche modo a tenere il resto del gruppo a bada. Seba Gagen ce la fa però in gara 2. Dopo aver battagliato a Preccenico con poca fortuna e dopo aver sfiorato la vittoria in gara 1, il pilota della Nevaring resiste agli assalti avversari e risponde colpo su colpo ai tentativi di sorpasso che gli arrivano da tutte le parti. È sfida maschia, con manovre al limite e grande spettacolo. Gagen esulta, Favaro e Gaburri si leccano le ferite pronti ad andare a caccia della rivincita. Questo Gagen sul bagnato è un fenomeno. Ma con l'asciutto ad ala probabilmente il primo banco di prova. Vince come detto Seba Gagen, seconda posizione per il bravo Simone Favaro, che fa siglare anche il best lap della corsa in 1 minuto 6 secondi e 955 millesimi. Terza posizione per Edigaburri, poi Andrea Angonoa, Giuseppe Gallo, Francois Santoni, Paolo Castagnetti, Matteo Salvetti, Davide Fogliato, Fabio Cretti, Stefano Tonini, Nerses Isakian, Luca Tormen e Sergio Lopez. I'm very happy that I win here in Jesolo. Because Jesolo is very hard track and we have a very good challenge with Simon. In first final I have a problem with my car on 10th lap and that's why Simon win. But second final was very hard and fantastic. Ora l'appuntamento per tutto il circus della Champion Kart è in programma per il 7 di aprile alla pista trentina di Ala di Trento. GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.